Ciao a tutti, io sono Yamili e in questa live che inizia adesso lavorerò a un nuovo disegno. Il disegno in questione è il seguente. No, quello che devo fare. Questo qui, che è Serena e Sylveon dai Pokémon. O più precisamente dall'anime basato su Kalos. Aspettiamo un attimo per vedere se arriva qualcuno prima di iniziare. Beh, io inizio a fare quello che devo fare e poi speriamo che arrivi qualcuno. Nel frattempo la connessione è un po' ballerina, speriamo bene. Cambiato musica perché quella di prima aveva qualcosa che non tornava, non capivo quale problema avesse. Comunque inizio con ringraziare le nuove persone che mi hanno seguito. Ecco,
perché adesso siamo 13, non sono tantissimi, ma è meglio di niente. Io ho già fatto il flat, che sarebbe il colore sul disegno, e ora andrò a fare le ombre. Inizio facendo le ombre sulla pelle di Serena. Per chi vedrà questa live dopo, io sono Yamili, faccio cosplay da circa 10 anni e adoro disegnare da sempre. Ciao, ciao Claudio, benvenuto in chat. Sei anche il primo, non so dove sia finita Erika oggi.
Grazie. Ora vado a fare un'ombra più scura sulla pelle, mentre speriamo che arrivi anche qualcun altro. Adesso passo ai capelli.
continua sempre coi capelli, facendogli la seconda tipo d'ombra. Nel frattempo vi piacciono i Pokémon? Se sì, qual è il vostro preferito? Avete seguito l'anime? Nel frattempo faccio un mini ricapitolo. Oggi sto disegnando Serena dei Pokémon, più precisamente dall'anime di Kalos con Sylveon. Il vestito me lo sono inventato seguendo l'idea del design di Sylveon. E in questa live non so se terminerò completamente il disegno, probabilmente la dividerò in due, magari con la prossima settimana. Proprio perché è un disegno un po' lungo, non è come un kibi, perciò è di più lungo. E poi, volendo parlare anche di nuovo degli anime che sto guardando, perché la live dell'altra settimana non è stata salvata. Ma questa volta sarà salvata perché ho fatto un controllo e funziona. Perciò potrà essere rivista anche dopo. Ora inizio a fare le parti rosa.
Adesso devo andare a sfumare il tutto. Nel frattempo vorrei sapere se Claudio è ancora presente perché non ha risposto neanche alla domanda di prima su quale Pokémon gli piace di più. O se ha seguito l'anime dei Pokémon, essendo che anche l'unico che mi sta guardando al momento. Ciao Erika! Mi stavo preoccupando che non comparivi, eh. Faccio un piccolo piccolo ricapitolo perché sei arrivata solo adesso. Oggi faccio questo disegno qui che è Serena dei Pokémon con Sylveon. Ho sistemato il problema, perciò sarà presente anche dopo la diretta sto video. Finalmente ho capito come si fa. Andrò credo fino alle 18. Non è sicuro che finisco il disegno, perciò probabilmente lo continuerò nella prossima live. Parlerò degli anime che guardo perché, come sapete, voi due, essendo che siete stati gli unici che c'erano, l'altra volta il video se l'è mangiato Twitch, perciò per errore.
perciò rifarò quella parte lì in cui dico cosa sto guardando. Andrò adesso a fare delle ombre un pelo più scure, sempre sul rosa. Thank you.
Grazie, sono contenta che ti piaccia il disegno. Adesso vado a fare le ombre sulle parti bianche, devo creare però un livello a parte perché sennò finisce molto male. Thank you.
Ok, ho fatto anche queste ombre e ora vado a fare le ombre negli occhi. Adesso vado a fare parti in blu scuro. Andare avanti e tra poco vi parlerò degli anime che sto guardando in questo momento. Tanto al momento ci siamo solo in due, anche se non so se davvero Claudio ci sia ancora. Boh, mistero. Siete in due, se davvero siete in due, non lo so, perché mi dà due medi secondo le statistiche. Comunque, avevo già fatto domanda prima, qual è il vostro Pokémon preferito, essendo che sto disegnando un personaggio di Pokémon?
so, vado avanti ancora con l'azzurro chiaro. Sentite voci fuori campo, non ci fate caso. Capitano. Sono qui in giro che commentano la TV, sapete, capita in casa nostra. Sì, vai. Comunque questa live è una live da solista perché mi sa che proprio l'abbiamo perso, Claudio, e ci resti solo tu. E i miei Pokémon preferiti invece sono Gengar, e lo sai bene, ho comprato peluscione a Rimini. Dragonite, che lo adoro, e Sylveon, che lo sto disegnando proprio adesso.
Oh, bello peluche di vaporeo. Io ho quello di Espeon. Mi sa che l'hai comprato dopo che ci siamo separate, allora, perché non l'ho visto. In realtà sono a buon punto, resterebbe da fare gli occhi e lo sfondo. Pensavo di metterci molto di più in realtà. Adesso devo cercare un'immagine. Inizierò dagli occhi di Sylveon. Ok, Silvia, ho fatto gli occhietti. Adesso magari faccio già qualche effetto di luce su di lei e poi vado a fare anche Serena.
Ok, Silven è finito, ora passerò a Serena. Prima controllo se ci sono arrivati qualche commento che non ho letto. Ah, ok, sì, me lo immaginavo che l'avessi preso dopo. Ok. Ora vado a fare anche gli occhi di Serena.
Mi spiace anche molto a me perché speravo di avere un po' più di flusso, diciamo, di persone. Anche perché ho anche avuto delle nuove iscrizioni dopo che ho fatto un video per TikTok. Dove dicevo che aprivo un canale che avevo aperto su Twitch. Niente, volevo fare una cosa, ma non mi è venuta bene come volevo. Ho deciso di farlo in modo diverso. Negli occhi. E ora andrò a fare le luci che mancano nel disegno. Ma prima ricordo a chi vedrà questo video dopo di iscriversi al mio canale per prossimi video. Di disegno e altro che spero di poter portare più avanti.
Ciao, sono contenta che sei venuta comunque, anche se sono quasi alla fine. In realtà credo di andare verso fino alle 18, anche di più. E ora sto facendo, ultimando le luci. Continuo l'ultima azione delle lussi. Ok, eccoci qui. Avrei dovuto parlare degli anime che sto guardando.
ho pensato di parlare solo di tre e gli altri tre farli la prossima settimana. Il primo, giustamente, sto guardando gli ultimi 11 episodi dei Pokémon che chiudono la storia di Ash, Satoshi e Pikachu. E al momento credo di essere all'episodio 6, ricordo bene, ed è bellissimo, è super emozionante, perciò ve lo consiglio, anche perché chiude proprio la storia ora che Ash è diventato il campione del mondo nel franchise dei Pokémon. Sto seguendo la sesta stagione di My Hero Academia. Qui in questa visual c'è la copertina dell'arco preciso che sta andando in onda adesso. Per chi non conosce My Hero Academia è una serie molto carina. All'inizio è un pelo, secondo me, noiosa, quasi piagnona, perché il personaggio principale si chiama Midoriya ed è un ragazzo senza poteri, perché in questo mondo tutti hanno un quirk e possono scegliere tra diventare un supereroe, una persona normale o anche un cattivo, perché alla fine ci sono. Lui finisce per riuscire per un fortuito caso evento a incontrare il suo idolo, All Might, e così via la storia prende il giro. Poi, per finire oggi, sto guardando la seconda stagione di To Your Eternity. È una serie davvero bellissima, super toccante e abbastanza cruda. Perciò la consiglio solo a chi ha molto fegato, perché ci sono delle scene che ti devi preparare una bella confezione di fazzoletti per andare avanti. La trama parla di una sfera che viene lanciata da una specie di dio sulla terra e questa pian piano riesce a crearsi una sua esistenza diventando una persona. Facendo molte esperienze e vivendo varie avventure per riuscire a capire il nesso del mondo e tante altre cose. Nella storia, però, deve comunque sconfiggere delle creature che sono la cosa contrastante a lui. È una serie molto, molto bella, davvero, perciò ve la consiglio vivamente. E questo è tutto.
Ho pensato che lo sfondo lo farò in privato, perciò vedrete l'ultima azione poi quando la pubblicherò su Instagram o su Pixiv, dove pubblico i miei disegni in risoluzione maggiore. E questo è tutto praticamente. Vi ringrazio per aver visto questa live, a chi c'è stato e a chi la vedrà ora che sarà disponibile sul canale. Bye bye.